A Cattolica, Nuova Fiat versione nuova con 7 acquisti completati questo mercato di dicembre, si presenta in asta di partenza con Isa arrivato dalla San Maurizio e con Barducci, ex Gambettola, in panchina. Itor Kunk, che ormai più sorpresa non è, a Calbi ha fatto spesso la voce grossa in questa stagione e mira i 3 punti seppur con un ostico avversario. Itor Kunk mira le zone alte di classifica, Russi permettendo. In Nuova Fiat ha bisogno di una vittoria per ritrovare morale e tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Viene fuori una partita combattuta, vincente fino alle prime battute. La punizione di Pasolini è un primo avvertimento per gli ospiti, che subiscono il gol poco dopo. Ortolani, lanciato a rete, si brucia erbe e pallone prima di trafiggere Romani, incolpevole sul gol, ma grossa annessia della retroguardia ospite. Vita facile in questo caso per il numero 7. Difesa che risulta poco collaudata in avvio di gara, e si vede quando su questo traversone per poco Diadario non trova la deviazione vincente. In Nuova Fiat replica andando subito in gol, una punizione di Narducci. Bravaccini, lesto come pochi, approfitta della leggerezza difensiva dei padroni di casa, violando la porta difesa da Isa. 1-1 il partito, ma non c'è neppure il tempo di festeggiare per il gialloblu, che Itor Kunk trova nuovamente dall'altra parte il vantaggio con Mani. Isa non è perfetto nell'anticipo e nel contrasto, e per il numero 10, ex Rimini, è un gioco da ragazzi trafiggere Romani, che per la seconda volta è costretto ad alzare bandiera bianca. 2-1 Itor Kunk. Itor Kunk continua a premere sull'acceleratore, sferrettrice con Diadario, pallone fuori di un nulla. La rimessa laterale Isa pesca Mezgur, che fa da sponda per la conclusione di Luzzi. Isa blocca senza affanni. Da punizione ci prova anche Narducci, palla lontano dal bersaglio. Itor Kunk su filo di tempo ci prova invece prima con Mani, pallone che Romani accompagna con lo sguardo a bordo campo, poi con Pasolini, conclusione centrale che Romani fa sua. L'ultima chance di prima frazione arriva da Luzzi, pallone fuori misura. Nella ripresa Itor Kunk trova subito il tris, questa di sulla sinistra viene accompagnata da Pasolini, che libero di girarsi in area avversa piazza il pallone laddove Romani non può arrivare per il 3-1 dei padroni di casa. La replica del Nuova Fiat è affidata a 2 conclusioni che danno coraggio alla squadra di Mugellesi sotto di 2 gol, e proprio questo momento magico scaturisce il traversone di Luzzi, intercettato con la mano dentro l'area di rigore. Per il direttore di gara trattasi di penalty. Dagli 11 metri Mezgur non tradisce l'appuntamento con la rete, giochi a questo punto riaperti. Nel frattempo Vergani si fa ammonire dalla panchina, e quando si torna a parlare di calcio sul campo Barducci per poco non trova il gol del 3-3. Sul versante opposto Itor Kunk accompagna questo contropiede tra i guantoni di Romani, protagonista Brighi, che poco dopo è ancora in vetrina quando serve a Pasolini il pallone del 3-1, ma l'attaccante fa tutto bene tranne la conclusione finale. In Nuova Fiat esce alla distanza e sull'ennesimo contropiede dei padroni di casa Romani deve metterci nuovamente una pezza in uscita. 3-2 in finale, con le due squadre che hanno disputato un'ottima gara, ma con alcune incertezze difensive che dovranno essere curate onde evitare complicazioni nel caso di Itor Kunk e patemi maggiori sul fronte ospite.